Una volta avviato Aruba Sign, si visualizza la schermata principale del software. Nel menu principale sono presenti le voci Funzionalità, Preferenze, Supporto e Invia un suggerimento. Sono inoltre presenti due tab, Firma e Verifica. Su Funzionalità sono presenti le opzioni di utilizzo Cifra, Decifra e Marca. Selezionando tali opzioni, queste vengono aggiunte ai due tab principali e possono essere usate per cifrare o decifrare un file, se si è in possesso di una firma digitale, oppure per apporre marche temporali. Da Preferenze è possibile visualizzare e modificare le impostazioni del software. Dal tab Generali è possibile scegliere la lingua, la time zone, la cartella dove verranno salvati i file firmati e scegliere l'opzione di apertura automatica della cartella dove è stato salvato il file a firma eseguita. Il tab Funzionalità consente di impostare che all'apertura del software le funzioni Cifra, Decifra e Marca temporale siano presenti sui tab centrali. Il tab Firma consente di scegliere il metodo di firma predefinito, firma con dispositivo o firma remota. Il formato di firma PDF predefinito, CADES o PADES, il formato di firma XML predefinito, CADES o XADES. Infine è possibile selezionare l'opzione Marca sempre i file firmati per impostare o meno la marca temporale. Il tab Firma remota consente di impostare i parametri per l'utilizzo della firma remota, da non compilare nel caso si stia utilizzando una firma digitale. Il tab Firma grafica PADES consente di impostare le preferenze di scelta per immagine, data, località, motivo e preserva PDF/A. Il tab Verifica è utile per comprimere i documenti o abilitare il pulsante di verifica qualificata in fase di verifica. Il tab TSA, marca temporale, consente di impostare i parametri per la posizione della marca temporale. Il tab Proxy permette di scegliere la configurazione del proxy generico o proxy LDAP. Il tab Gestione carta consente di cambiare e sbloccare il PIN e di sbloccare il PUC della carta per l'utilizzo della sola firma digitale. Il tab Database certificati permette la visualizzazione del database certificati. Il tab Aggiornamento software consente di scegliere la modalità di aggiornamento del software quando è disponibile una nuova versione. Selezionando Scarica automaticamente, l'aggiornamento si scaricherà in automatico appena troverà una rete internet disponibile. Selezionando Aggiorna automaticamente, l'aggiornamento sarà applicato al primo avvio del software una volta che il programma sarà scaricato. Infine, il tab Avanzate consente di scaricare i log.